Oggi siamo qui per sbustare, penso. Per far vedere anche il tuo materiale, per favore. Non hai solo quello, tira fuori tutto. Ma mi scrida sempre. Ho detto tira fuori tutto. Ok. Sbustiamo un pochettino. Io sono Nick. E Ila. Oggi siamo qui, come avrete potuto notare, per sbustare qualche carta Pokémon. Non ne sono tante. Comunque oggi non sbusteremo tutto, perché mi sembra un po' esagerato. Oggi infatti andremo a sbustare soltanto questo, cioè il Gengar Box, che è stato gentilmente offerto da Ila. E andremo ad aprire il pacchetto di Trionfo dei Draghi di Latias, che sarebbe sempre di Ila, ma io l'ho offerto io, quindi è un magna magna di pacchetti. Quindi io ho spaccato le cose. Che ha pagato lei. A sbustare in totale 4 buste più le carte promo e altre 2, quindi sono 6 buste, 3 buste a testa. Quanto è bello! Tutto bello, infatti vado vicino. Non lo inquadro, perfetto. Bene! Partiamo subito con l'unboxing. Allora, iniziamo ad unboxare quello un pochettino più piccolo, ovvero Trionfo dei Draghi. Allora, che cosa abbiamo al suo interno? Possiamo devastarlo come non so cosa, per vestirlo dall'alto però non magari. Non si apre, è chiuso ermetico. Ermeticamente. Ma il GameStop non vogliono farti rubare le cose. Bastardi. Da cosa è composta la scatola? Vediamo un po'. Allora, cartone. Cartone inutile che adesso andremo ovviamente plastica a buttare in modo riciclato. Pulisci tu, vero? No. Allora abbiamo la ovviamente carta promo. La carta promo in questa maniera. Ok, ve la facciamo subito vedere. Questo bellissimo Latias. Un Latias con Ipnobomba e Foschisfera. Devo dire che è molto bella come artwork. Sì. Non mi dispiace perché è molto particolare. Abbiamo all'interno 2 bustine dell'espansione Trionfo dei Draghi. Questi andremo quindi ad aprirli dopo, quando avremo unboxato anche il box di Gengar. Quindi le spostiamo un attimo, le mettiamo da questa parte. Latias la mettiamo qui. Da cosa è composta la scatola? Allora, 2 promo di Gengar, schema Jumbo mi pare, la carta quella sì, grande. Ok, abbiamo 4 bustine di varie espansioni. Adesso andiamo ad aprirla, andiamo a vedere che cosa c'è dentro. Perfetto, la scatola la ricicliamo. Aia! Spacca, spacca! Se la spacco, spacco anche la carta. Perfetto, eccola qui. Gengar EX, davvero bellissima, con Night Attack e Dark Corridor. Che cazzo è Dark Corridor? Non lo sa neanche lei, perfetto. E andiamo a porla vicino a quella di Latias. Abbiamo un'evoluzione, un Prismal Crash, Sole e Luna, penso la prima espansione che sia uscita, e Fates Collide, se si dice così. Collide. Collide. Oltre a queste 4 bustine, qui abbiamo la Jumbo di Gengar, che non so in che modo si estragga, tipo così penso. Un po' storta però. È un po' storta. Cioè, sono... È strana, io non ho mai toccato una Jumbo, è davvero... Sembrano bellina. Quelle false. Perché sono lucide, senza le zigrinature. Quindi questa è la Jumbo che andiamo ad apporre, non solo dove non ci sta, magari la lasciamo qua sopra come, no, come sfondo. No, non penso proprio. No, non la lasciamo come sfondo, perfetto, lo mettiamo lì. Ok. Quindi, che cosa andiamo ad aprire oggi? Io voglio. Stai calmo. Abbiamo quindi 2 Trionfi dei Draghi e altre espansioni. Lascio la decisione a Ila di cosa aprire, ovviamente Reshiram è suo, quindi trago un attimino. Ok, perfetto, quindi andrà a aprire quelle più belle, ovviamente. No, sto scherzando. Ma perché mi piacciono questi Pokémon? Perfetto. Allora, vediamo un po' subito. Iniziamo la devastazione, no? Pensavo qui devastato, invece lo sta aprendo con molto più... garbatezza del solito. Non lo so. Allora, il codice lo mettiamo via e andiamo a fare il trick, sperando che sia giusto. Tu fallo da 4. Speriamo che sia giusto. Allora, abbiamo un Caterpie. Skarmory. Skarmory, dillo tu. Morelun. Cinciao. Cutefly. Cutefly. Energia... Psico. Psico. Non ricordo più. Che Persian brutto. Alola, è orrendo, ragazzi, veramente brutto. Switch.
come la intendo? Boldor. Non c'è niente. Un Golduck Reverse e Decidueye. Pacchetto un po' scarso. Bruttino. Però vabbè, si può iniziare anche così, non possiamo mica iniziare sempre col botto. Povero Pikachu! Povero Pikachu, abbiamo investito, ma lascialo lì. Vabbè. Allora, andiamo ad aprire questa qua, che mi ispira poco, ma magari mi sbaglio io. Ok. Bella quell'artwork. Questo è come si chiama già? Snubbull. Facciamo il nostro trick. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Non ho sentito nessun zigrinato. Ma non devi sentire. Lo devono usare. Snubbull, Fennekin, Jigglypuff, Snivy, si dice così. Zygarde, bello. Mi sa che ho sbagliato il trick, questa qui è rara. Zygarde. Boh. Bryxen, Fair Garden, Darling, Serperio. Sì, ho sbagliato il trick. Quindi passiamo al prossimo pacchetto. Allora. Io l'ho devastata. Allora andiamo ad aprire il pacchetto. Devastato ovviamente. Codice, ecco. Via. Iniziamo con... Ah no, devi fare il trick. Però ho visto qualcosa che brillava, eh. Non sappiamo i trick delle varie espansioni, non ne sappiamo, quindi li apriamo un po' a caso, a random. Allora, un bel Solrock. Vedo brillare. No. Clamper. Nidoran. Tangela. Excadrill. Mi ricordo più. questo qua è quello del team Plasma. Sì. No. Non lo so. Team si chiama? Magma. Magma, ecco. Raidon, Bidoof, quasi full art, bellina. Poi abbiamo Illumise e Solrock. Ancora Reverse. Solrock, no, mamma mia. Reverse. Ragazzi, questa situazione deve cambiare. È imbarazzante, quasi. Vediamo se ci porta un po' di fortuna. Evoluzioni, solitamente sono molto buoni come pacchetti. Ok, andiamo a porre il nostro codice da questa parte. Il pacchetto lo mettiamo di qua e iniziamo il nostro trick. Il trick non me lo ricordo più. 1, 2, 3, 4. Facciamo sempre 4, 5. 5, 5, 6, scusatemi. Perfetto, andiamo a vedere cosa troviamo. Allora, Onix. Energia fatta, dovrebbe essere. Folletto fatta. Che è Fantabosco. Voltorb. Quel Voltorb è dell'edizione vecchia. Sì, tutto. Edizione vecchia, queste qua. Sì, okay. Tangela. Electrode, ho sbagliato il nome del trick, mi sa, perché questo qui è rara. Trainer. Un'altra trainer. Poliwag e Metapod Holo Reverse. Devo dire che questo spacchettamento sta andando veramente male. E ora ci sono rimasti soltanto l'espansione di Trionfo dei Draghi. Ci andrà un po' di culo? Allora, c'è qualcosa, dici? C'è qualcosa, l'ho visto. Togliamo il codice che avranno visto tutti. Ma io l'ho già usato. Sì, c'è qualcosa, ok. Vediamo subito. Allora, Blueberry. Piccolino, bellino lui. Molto bello. Swablu. Anche lui piccolino. Salandit. Sono tutti piccolini. Charmander. Wishiwashi. Energia erba. Draddigon. Darmanitan. Sidra, energia acqua olo. Energia acqua olo. E poi abbiamo l'allenatore Lilith. Questo è un po' di serie? No. È 70 su 70, però. È bellissima! Senti, guardala! Fammela toccare. È zigrinata. Ah, veramente bella. 5 pacchetti, già una cosa davvero buona questa. L'Iris, molto bella. La mettiamo qui di fianco a Gengar, piccolino Gengar. Perfetto, allora andiamo con l'ultimo pacchetto di Trionfo dei Draghi. Ovviamente il mio sarà sfigato e all'interno troverò forse un Metabolt Shiny. Ok, perfetto. Dragonite fatti da parte. Codice, via, e facciamo il nostro trick. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Perfetto. Allora, abbiamo un Swablu, Salandit. È uguale al mio pacchetto. Sì, più o meno. Charmander, Wishiwashi, Totodile, Energia Elettro,
Ila mi sta toccando il culo. Non è vero! Ciambella di scambio. Charmeleon. Charmeleon, molto bello Charmeleon. Bello, mi piace. Dragonair, molto bello anche lui. Dratini. Holo Reverse. E abbiamo... Crunchy Energy X! Holy shit, man! È bellissimo! Io gli ho detto che trovo Metal Bocchini. È bellissimo! Metal Bocchini, però. Molto bello, a parte gli scherzi, davvero bello. Non mi aspettavo in un box piccolino così, con due pacchetti abbiamo fatto praticamente un la box combo di Gengar. Davvero bellissima, Reshiram GX, davvero 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 bella. Quindi, a parte le promo, in sei pacchetti possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Mettiamola così, no? Ci poteva andare ancora più di sfiga, potevamo trovare soltanto delle olografiche normali. Comunque ragazzi, direi di chiudere il video qui, se vi va di mettere un mi piace potete lasciarlo, se vi va di iscrivervi anche, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!